Possiamo cominciare in nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci e oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li dimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Sede sapienze. Bene, benvenuti tutti. Siamo già, dopo aver fatto in questo ciclo di lezioni pubbliche sotto il titolo Lo sviluppo sostenibile, dalla Populorum Progressio ad oggi, abbiamo fatto la povertà oggi, la preparazione della Populorum Progressio, dopo la situazione mondiale 50 anni fa e oggi. E se ricordate, l'ultima volta abbiamo sentito parlare di Ancora c'è fame nel mondo, lo ha fatto Carlo Caffiero della FAO. Oggi abbiamo Flaminia Giovanelli, 50 anni del Pontificio Consiglio Giustizia e Pace. Bel nome, no? Giustizia e Pace. Come pace è bene quando mi dicono i francescani, no? Bene, qualche parola per presentarla. È una romana che ha conseguito la sua maturità scientifica un po' lontano da qui, a Bruxelles. Si è laureata presso l'Università di Studi di Roma, ha fatto il diploma di biblioteconomia presso la Biblioteca Apostolica Vaticana e si trova a casa sua perché ha un diploma in scienze religiose presso la Pontificia Università Gregoriana. Il dato essenziale è che lavora presso il Consiglio Pontificio di Giustizia e Pace dopo aver prestato servizio presso il Centro di Documentazione dal 1974. Ha seguito principalmente i temi relativi a sviluppo, povertà, lavoro, ovviamente nella ottica della dottrina sociale della Chiesa. Si può aggiungere che è stata membro del Joint Working Group, gruppo di contatto tra la Chiesa Cattolica e il Consiglio Economico Ecumenico delle Chiese, e che è stata nominata da Benedetto XVI sottosegretario del Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace il 21 di gennaio del 2010. Bene, oggi abbiamo la sua conferenza. 50 anni del Pontificio Consiglio Giustizia e Pace. Tutto un percorso storico e dopo possiamo vedere anche l'attualità, come sono le cose oggi dopo 50 anni. Lascio la parola e la ringrazio molto per la sua conferenza, per essere con noi. Tante grazie. Sono io che ringrazio il padre Fernando per avermi invitato qui a parlare di questo argomento che, devo dire la verità, mi appassiona. E l'ha fatto in modo molto opportuno, parlando di giustizia e pace. In realtà non si chiama, il nostro dicastero adesso non si chiama più così, ma questo è un altro racconto. Ma comunque per tanti anni è sempre stato definito giustizia e pace, no? Non c'è il Pontificio Consiglio, la Pontificia Commissione prima, che era anzi in latino Justitia et Pax, ma insomma giustizia e pace è sempre stata un po' la definizione del Pontificio Consiglio. Del resto, giustamente ne parliamo nell'ambito della Populorum Progressio, e la Populorum Progressio dedica tutto il numero 5 all'istituzione della Commissione Giustizia e Pace, e dice proprio sinteticamente: giustizia e pace è il suo nome e il suo programma, dice Papa Montini, che era molto appassionato di questa nostra dell'istituzione di questo consiglio. E, ecco, qui bene, abbiamo rimesso il numero 5 della Populorum Progressio, insomma, appunto, dove dice, il Papa dice: noi pensiamo che su tale programma possano e debbano convenire insieme ai nostri figli cattolici e ai fratelli cristiani e gli uomini di buona volontà. È dunque a tutti che noi rivolgiamo questo appello, su questo appello solenne a un'azione concertata per lo sviluppo integrale dell'uomo e lo sviluppo solidale dell'umanità. Ecco, anche qui c'è un elemento, sono talmente ricchi questi testi, anche qui c'è un elemento molto importante di novità,
che in realtà era stato introdotto da Papa Giovanni nella Pacem in Terris, rivolgendo un documento sociale della dottrina sociale della Chiesa a tutti e non soltanto ai cattolici o ai cristiani, ma a tutti gli uomini di buona volontà. Ecco, quindi da allora tutti i documenti sono stati appunto rivolti non soltanto ai cattolici o ai cristiani, i documenti sociali. E questo perché, beh, lo sapete, la dottrina sociale della Chiesa ha come fonti la scrittura, ma anche la ragione, quindi è quello che ci permette di dialogare con il mondo ed è quello appunto per il quale siamo, l'elemento per il quale la Chiesa ha potuto aprirsi, come si dice, al mondo. Bene, siccome sono stata testimone di 42 anni di questi 50 della vita del Consiglio, il rischio naturalmente è quello di scrivere le mie memorie. Allora ho pensato che invece bisognasse fare un altro percorso e quindi l'ho fatto un pochino, ho pensato questa presentazione di farla sulla falsariga, cioè prendendo piuttosto, focalizzandomi su quello che è il compito primario del Pontificio Consiglio, della Pontificia Commissione, del Pontificio Consiglio, che è quello della dottrina sociale della Chiesa. E quindi è stato ridefinito questo compito nella Pastor Bonus, che è la riforma il motto proprio della riforma della Curia Romana di San Giovanni Paolo II, e qui al numero 143, che è stato abolito in realtà nel nuovo statuto del Pontificio Consiglio del nuovo Dicastero, e qui viene definito il compito del Pontificio Consiglio, appunto, dicendo che il compito è quello di approfondire la dottrina sociale della Chiesa, impegnandosi perché essa sia largamente diffusa e venga tradotta in pratica per realizzare in maniera più efficace un mondo con più giustizia e più pace. In realtà, così anticipando un po' le cose, questo compito dell'approfondimento e della promozione della dottrina sociale non è finito con il Pontificio Consiglio, perché è stato ribadito nello statuto del nuovo Dicastero per il servizio dello sviluppo umano integrale. Ecco, la Costituzione Apostolica del Pastor Bonus, inquadrando la Pontificia Commissione e gli altri dicasteri confermava in sintesi lo scopo che era già stato assegnato a tale organismo da Paolo VI con il motto proprio Iustitiam et Pacem. Infatti la commissione è stata istituita lo stesso anno della Populorum Progressio, nel 1967, con un primo motu proprio che si chiamava Catholicam Christi Ecclesiam, ed era stata istituita insieme al Consiglio per i Laici, tant'è vero per molti anni, allora si chiamava il Consiglio dei Laici, e è stata per molti anni considerata un po' diciamo i due consigli gemelli, si chiamava. E ecco, quindi dopo di allora venne poi dopo, era stato istituita ad experimentum per 10 anni, e poi nel 76, con il motto proprio del quale parlavo prima, è stata riconfermata e data la struttura definitiva. La Pontificia Commissione Iustitia et Pax cercherà quale contributo specificamente cristiano si possa dare alla soluzione dei problemi relativi alla giustizia, allo sviluppo dei popoli, alla promozione umana, alla pace e ai diritti dell'uomo, e chiamerà i membri del popolo di Dio a una testimonianza cristiana e a un'azione appropriata su questi diversi punti. Qui tornerò anche in seguito del fatto che si tratta, del resto è anche un elemento insito della dottrina sociale della Chiesa, è un insegnamento che è però in vista dell'azione, in vista della messa in pratica.
Ecco, qui ho pensato di dare un tributo a Papa Paolo VI, perché veramente gli dobbiamo molto, la Chiesa gli deve molto, il Pontificio Consiglio gli deve moltissimo. Qui si vede in una fotografia con il Cardinale Gantin, che è stato il nostro secondo presidente. Il primo presidente era il Cardinale Roy, che io forse ho conosciuto di sfuggita, ma è interessante perché il Cardinale, questa era una novità che era stata introdotta dai padri conciliari, insomma, ho voluto, io dico sempre che quando poi si riuniscono vogliono sempre fare qualcosa di nuovo, insomma, non sempre poi, comunque avevano chiesto che i presidenti di questi nuovi organismi fossero dei vescovi residenziali e che quindi si occupassero di questo. Naturalmente avevano nominato come presidente il Cardinal Roy, che era l'arcivescovo di Montreal. Certamente non era molto comodo per venire a firmare le lettere in Vaticano, insomma era una cosa un po' complicata, tanto è vero che, insomma, c'è uno scherzo, forse oramai lo so soltanto io, ma adesso neanche si trova più, e all'epoca l'atmosfera in Vaticano era completamente diversa da quella che è oggi, ovviamente, perché i tempi sono molto passati, molto cambiati, e pare fino a qualche giorno, ma qualche mese fa, in uno di questi bagni non ristrutturati del nostro ufficio c'era uno specchio incredibile, sai, questi specchi tutti mezzi arrugginiti, c'era un filo di ferro, stava tutto storto, e allora mi hanno spiegato che quello lì era uno specchio che il Cardinale Roy si era fatto comprare, perché allora non c'erano gli specchi nei bagni, perché insomma forse era un segno di frivolezza, non lo so. Fatto sta che il poveretto veniva direttamente dall'aeroporto e insomma si doveva fare la barba, e chiese, beh, insomma, per piacere mettetemi uno specchio, perché qui non è un'esigenza primaria. Adesso i bagni sono completamente diversi, gli specchi ce ne stanno anche troppi, ma comunque era per dire che i tempi erano molto molto diversi. Ecco, il secondo presidente è stato il Cardinale Gantin, che è stato veramente un grande, voi sapete che c'è anche una causa di beatificazione in corso. Ecco, veniva da Propaganda Fide, è stato credo uno dei primi vescovi autoctoni, è stato nominato vescovo a 38 anni mentre stava a Roma facendo il dottorato, cosa che capitava ai vescovi di allora. Beh, andiamo, se non si mette a parlare di ognuno non arriviamo più. Ecco, qui ho voluto riportare una cosa molto, molto bella, che diciamo pertanto sempre per testimoniare questo amore di Paolo VI, queste anche veramente questa profezia, questo senso profetico che aveva. Questa è una citazione tratta da un discorso che fece all'udienza dei primi membri, alla prima udienza dell'Assemblea Generale della Commissione. La leggo perché è particolarmente significativa. Così come nei tempi passati e ancora ai nostri giorni, una volta costruita la chiesa o il campanile, un gallo è posto in cima al tetto come simbolo di sorveglianza della fede e di tutto il programma di vita cristiano, allo stesso modo sull'edificio spirituale del Concilio è stata posta questa commissione, che non ha altra missione se non quella di mantenere vigile l'occhio della Chiesa, il suo cuore sensibile e la sua mano pronta all'opera della carità. Ecco, questo stile veramente così ricco di Papa Paolo VI, direi che c'è un po' tutto, anzi ci sono anche la strada aperta proprio per questo nuovo dicastero, e magari dopo dirò anche due parole in proposito. Tra l'altro, per via di questo gallo, tutti quanti per molti anni ci hanno regalato dei galli, tant'è vero che l'ufficio è pieno di galli sotto diverse specie, di vetro, di ceramica, di legno, insomma sono galli dappertutto, sempre per via di questa bellissima similitudine che fece Papa Montini. Ecco, è innegabile che aspetta, dove stiamo qua? Grazie.
Non sono abituata a fare le cose con PowerPoint, per cui devo ecco, in questo tributo a Papa Montini ho creduto di dover accennare a questa sua iniziativa molto importante. Cioè, lui ha istituito nel 1968, quindi soltanto neanche un anno dopo l'istituzione del nostro consiglio, della nostra commissione, la Giornata Mondiale della Pace. Questa è stata era un'iniziativa che stava molto a cuore a Papa Paolo VI, e tanto è vero che scriveva lui stesso il messaggio, lo scriveva all'ultimo, veniva e usciva, e questo tradizionalmente poi è rimasta la stessa tradizione, per cui il messaggio esce pochi giorni a metà dicembre, quando poi le diocesi non hanno tempo sufficiente per prepararne la promozione. Ma questo è dovuto all'interesse, proprio alla caratteristica che era stata data da Paolo VI, questa caratteristica di urgenza del tema che avrebbe trattato, e diciamo per poterla attualizzare al massimo. Ecco, questa iniziativa poi è stata ripresa dai suoi successori fino ai nostri. L'anno scorso c'è stato il cinquantesimo messaggio per la Giornata Mondiale della Pace. Devo dire la verità che è veramente una piccola enciclopedia sul tema della pace, insomma, fra le altre cose quasi sempre il tema che viene trattato nella Giornata Mondiale della Pace, nel messaggio, è quello che dà un po' il là e l'indirizzo a molti dei discorsi del Papa, del Magistero del Papa che si apre appunto con il messaggio. Ecco, questa bella immagine e classica immagine di Piazza San Pietro nel giorno della chiusura del Concilio, è importante inquadrare appunto, credo, la Pontificia Commissione proprio appunto come essendo stata posta come il gallo in cima al campanile dai padri conciliari all'interno del concilio. Del resto sono i vescovi che hanno voluto l'istituzione di questo organismo a livello della Chiesa universale, dice il numero 90 della Gaudium Spes, al fine di fomentare dovunque la giustizia e l'amore di Cristo verso i poveri. Tale organismo avrà per scopo di stimolare la comunità cattolica a promuovere lo sviluppo delle regioni bisognose e la giustizia sociale fra le nazioni. E sono proprio queste parole che vengono poi riprese in quel motu proprio del quale parlavo prima, del 1967. Ecco, è innegabile che direi che la Pontificia Commissione e la dottrina sociale della Chiesa hanno subito un po' quello che era il clima post-conciliare. Io ho cominciato a lavorare lì nel 1975. Ecco, in quell'ambiente, cioè anche la dottrina sociale è stata presa in questa un po' in questa in quella fase che Papa Benedetto aveva appunto definito l'ermeneutica della discontinuità e della rottura. Questo era un importantissimo messaggio, il primo forse dei grandi discorsi di Papa Benedetto, che fece alla Curia il 22 dicembre del 2005, quindi lo stesso anno in cui lui è stato eletto, e lì ha voluto chiarire la sua visione, corretta visione del Concilio. E infatti la ricezione del Concilio in molte parti della Chiesa, cioè in questo periodo di turbolenza, insomma, si può anche dire post-conciliari, era stata piuttosto difficile. Ecco, e tutto dipende, diceva appunto Papa Benedetto in quel discorso, perché la ricezione del Concilio in grandi parti della Chiesa finora si è svolta in modo così difficile. Tutto dipende dalla giusta interpretazione del Concilio. Da una parte esiste un'interpretazione che vorrei chiamare ermeneutica della discontinuità e della rottura. Dall'altra parte c'è l'ermeneutica della riforma, del rinnovamento nella continuità.
Ecco, in quegli anni io li ho vissuti, ci si interrogava moltissimo sulla capacità della Chiesa di dare delle risposte in quanto Chiesa ai problemi sociali, perché si era aperti, e giustamente ci si era aperti soprattutto alle nuove discipline, la disciplina della sociologia, no? queste cosiddette scienze umane, ma molte volte venivano viste come la soluzione e non come lo strumento. Ecco, questo direi che è stata una fase che io veramente ho vissuto, non in prima persona, perché insomma pensavo, però comunque che della quale avvertivo in certi momenti anche un certo disagio, no? Per cui dice, ne parlava molto all'epoca dello specifico cristiano, che cosa abbiamo di cristiano da in più del mondo da proporre come soluzione ai problemi, sociali, ai problemi di giustizia, no? Ai problemi del conflitto, erano l'epoca della decolonizzazione, sappiamo. Quindi è stata un'epoca non facile, e ecco, giustamente Papa Benedetto, che non si è mai sottratto così all'analisi delle cose, ha detto, beh, è per via di queste interpretazioni che venivano date. Ecco, ciononostante direi che in questo, ecco, si può anche dire che in quegli anni, gli anni dalla fine del Concilio fino alla fine degli anni 70, ci fu una battuta d'arresto in un certo senso, o perlomeno più che d'arresto, una, sì, forse nello sviluppo, ma periodi di interrogativi a proposito appunto della dottrina sociale, dell'insegnamento. Per esempio c'erano delle discussioni infinite sulla questione della dottrina o insegnamento, della doxa, della praxis e della doxa, induttivo, metodo deduttivo. La Chiesa, allora i francesi a un certo punto erano soprattutto loro particolarmente sensibili, e quindi non potevano parlare di dottrina sociale della Chiesa, ma di insegnamento sociale della Chiesa, o arrivando a parlare, per essere più sicuri ancora, di discorso sociale della Chiesa. Insomma, quindi erano, insomma, anni sono stati anni un po' di non facili, più che non facili, di grandi discussioni, che poi probabilmente va bene così, come dice Papa Francesco, insomma, il conflitto bisogna accettarlo, e insomma la discussione c'è ed è giusto che sia in questo modo, ma insomma per un organismo nuovo insomma era bene sapere in che direzione andare. Comunque è innegabile che questo fu un grande periodo di apertura al mondo, che è quello che è poi il senso del Concilio e di quegli anni, e furono anni comunque ricchissimi, una grande internazionalizzazione, anche la Curia era un periodo in cui c'erano veramente questo desiderio, questo inizio dell'internazionalizzazione della Curia, e non so, io ricordo che quando ho cominciato a lavorare in quegli anni 70 ognuno parlava la propria lingua, insomma si parlava molto francese, molto più francese dell'inglese, forse perché io sono entrata dopo che il primo segretario, che era americano, era tornato a casa, ma insomma comunque erano insomma dei periodi così comunque di grande grande apertura al mondo. Avevamo da sempre, abbiamo avuto contatti con insomma a tutti i livelli, anche appunto di organizzazioni cattoliche e non cattoliche. È stato un grande anno di sono cominciati anni di grande fervore. Dicevo che malgrado queste difficoltà iniziali, ci sono stati comunque questi grandi testimoni dell'impegno sociale della Chiesa e anche proprio della dottrina sociale, insomma, che sono stati dei grandi protagonisti della vita internazionale, in quanto anche mantenendo la loro identità cristiana e cattolica. Io qui sono tre personaggi che ho scelto, di questi primi, soprattutto perché la prima è una donna, parlo prima di lei, Barbara Ward, che è stata un'economista inglese, molto molto, ha avuto una grandissima importanza nella vita della Chiesa, veramente. Lei era inglese, aveva però era di mamma cattolica e di padre quacchero, questa è una cosa che mi ha
sempre molto colpito, anche perché questo secondo me dava un po' questa, aveva una vita molto austera e molto, insomma, anche una coscienza molto molto esigente. E, ecco, fu lei era una delle 19 uditori laici al Concilio Vaticano II e anche lo fu anche Vittorino Veronese, e fu lei a scrivere un memorandum sulla necessità che la Chiesa prendesse una posizione, dicesse una parola forte sul problema dei poveri e della povertà. E scrisse un famoso memorandum che venne fatto circolare nei circoli minori. E Monsignor Gremignon credo che era un esperto, non stava al concilio, però diciamo, ha partecipato anche a queste discussioni, a questi scambi di opinione. Ecco, questo memorandum poi è stato trasformato, è stato presentato ai padri conciliari e poi prese e divenne quel famoso numero 90 della Gaudium et Spes. Particolare interessante che così scoperto un pochino guardando, scartabellando dentro certi archivi che avevano lasciato dei colleghi che sono andati via, insomma, mi sono accorta che il memorandum l'aveva scritto Barbara Ward ed era un'editrice laica al concilio, quindi. Però venne presentato Paolo VI, che conosceva insomma l'ambiente, lo fece presentare da un laico sempre, ma un uomo, un americano, James Norris, che è stato anche un altro grande personaggio, ma insomma, per avere più possibilità che fosse accettato, ma del resto si capisce, è normale. Ma insomma, tant'è vero che lei, mi ricordo che Barbara Ward poi parlò, credo al Sinodo sulla giustizia, parlò ai vescovi come in qualità di esperta, e questo insomma in quegli anni creava una certa, insomma, sì, certi interrogativi, oggi sarebbe diverso, però insomma, per dire che le cose comunque hanno cominciato a cambiare molto anche all'epoca, a cambiare insomma, ad adeguarsi all'epoca di Paolo VI. Comunque lei è stata un grandissimo personaggio e fra l'altro molto influente anche nel mondo delle organizzazioni internazionali, era un'antesignana del problema dell'ambiente. È stata, mi pare che rappresentò Santa Sede a Stoccolma quando fu la prima conferenza sull'ambiente, e era presidente di una cosa che stava qui a Roma, una società sullo sviluppo, non mi ricordo, un centro di studi molto conosciuto sullo sviluppo, e lei volle aggiunse questa parola anche dell'ambiente, nell'environment, nel development, nell'environment, una cosa piuttosto conosciuta all'epoca, era un po' contemporanea del Club di Roma. Ecco, Vittorino Veronese è stato un altro grande intellettuale italiano dell'epoca, che era stato anche, mi pare, direttore generale aggiunto dell'UNESCO, e Monsignor Gremignon, che è stato il primo segretario della Pontificia Commissione Justitia et Pax. Lui era un nome francese, ma era americano, della Louisiana. E, infatti, gli americani conoscono una collezione dei suoi testi, i testi sociali. Poi questi furono anche gli anni in cui vennero fondate le prime commissioni nazionali giustizia e pace. In Europa vennero subito fondate fin dall'inizio. Qui ho preso due personaggi molto interessanti, anche perché sono state le prime due commissioni che sono state fondate. Joaquín Ruiz Jiménez, che fra l'altro era anche lui, credo, era stato anche lui un uditore laico al Concilio. Insomma, un personaggio molto conosciuto in Spagna, no? Quindi erano poi l'epoca del franchismo, insomma, quindi epoche anche travagliate. Marga Kloppé era una signora olandese, cattolica olandese, è stata anche ministro dell'educazione in Olanda, tipico olandese, con una volontà di ferro e con una senza complessi. Mi ricordo che veniva a Roma, andava tranquillamente in segreteria di Stato a dire come la pensava, come se no. E quindi erano storici questi suoi non battibecchi, direi troppo, ma insomma, con il cardinale Benelli, che all'epoca era sostituto, quindi insomma è un personaggio, erano tosti tutti e due, ma è stata una donna molto
insomma, che ha avuto una grande importanza anche nella storia civile del suo paese. Ecco, già da subito queste commissioni, soprattutto in Europa, si riunirono informalmente in una cosa che si chiama la conferenza delle commissioni giustizia e pace, che ancora c'è, che anche lì è un altro capitolo molto interessante. Ecco, dicevo ancora che, sempre per terminare con Paolo VI, che gli dobbiamo moltissimo. All'epoca, insomma, la dottrina sociale della Chiesa comunque deve molto a Paolo VI, con, oltre alla Populorum Progressio, anche con l'Octogesima Adveniens, che è stata un'altra enciclica, direi, di carattere, trattava soprattutto il lato più politico, no, dell'impegno politico e civile. L'Octogesima Adveniens, sempre questo nell'ottantesimo della centesimo Sannus, e anche se non è una direttamente una, non è un'enciclica, un'esortazione apostolica sociale, ma è di fondamentale importanza, secondo me, per un secolo, se non di più, nella vita della Chiesa, l'Evangelii Nuntiandi, che è l'esortazione apostolica alla fine del sinodo sull'evangelizzazione, veramente una bellissima enciclica, dove appunto da un'esortazione, un documento molto importante anche da un punto di vista sociale. Ecco, non si può non menzionare in quegli anni anche questo documento del sinodo precedente a quello dell'evangelizzazione, che era il sinodo del 71 sulla giustizia nel mondo. Mi pare che erano due temi che vennero trattati, se non mi sbaglio, uno sul sacerdozio e uno sulla giustizia. Fu il primo sinodo, in fondo, il primo sinodo a essere celebrato, e l'esortazione è qui, e questo non è la prima volta i vescovi, cioè venne pubblicato direttamente il documento dei vescovi. Poi, siccome ebbe stato un documento anche per certi versi controverso in quell'epoca, forse proprio per questo poi il Papa hanno preferito poi i pontefici proprio emanare delle esortazioni apostoliche, che, nelle quali fanno propri i voti dei vescovi che sono riuniti nei sinodi. Che altro abbiamo? Ah, ecco, un'altra cosa, un altro documento dell'epoca che... cito il documento, ma in realtà è per toccare il tema, un piccolo documento del 1975 sulla Chiesa e i diritti dell'uomo. Si tratta di uno studio che veramente, secondo me, è stato fondamentale, perché molto piccolo, non lungo, ma molto chiaro, e questo un po' rivendica in un certo senso le radici cristiane, no? Anche della teoria dei diritti umani. Voi sapete che, insomma, è uno di questi temi in cui, insomma, contrastati, perché la Chiesa, per ovvi motivi, l'ha sempre parlato, per via della Rivoluzione Francese, è sempre stata un po' cauta, ma in realtà giustamente sì, in questo documento si rivendicano proprio l'humus cristiano della teoria dei diritti dell'uomo. E fra l'altro è stata un po' una piattaforma utile per poter dialogare con il mondo non cristiano e non credente, perché ha dimostrato anche, appunto, certo, si parlava di diritto naturale, oggi è un po' più difficile, però, insomma, spiegava in questo piccolo libro si spiega appunto i fondamenti del diritto, che ha il diritto naturale, la teoria dei diritti dell'uomo. Dopo questo periodo di incertezza post-conciliare, direi che c'è stato un periodo così di rinascita, di revival della dottrina sociale della Chiesa, ritornata in auge, e questo direi anche, in modo più
più sicuro, direi, senza complessi, perché non c'è stato mai, appunto, Paolo VI, anzi dopo ne parlerò di nuovo, ma soprattutto se si legge nella Caritas in Veritate, Benedetto XVI spiega bene come c'è stata una continuità e quale fosse anche appunto l'apporto, la dottrina sociale data da Paolo VI, però appunto erano tempi difficili. Direi che dopo questo, dopo l'elezione di Papa Giovanni Paolo II, si è, insomma, le discussioni, venne riaffermata, il Papa riaffermò con grande sicurezza il diritto della Chiesa di parlare, di dare il suo avviso, di proporre il suo pensiero in merito alle materie sociali. Questo perché in realtà in Polonia non c'è mai stato una crisi, una battuta del resto della dottrina sociale della Chiesa. E questo soprattutto qualche mese prima della sua elezione del 78, questo qui ho messo una fotografia sulla famosa storia della croce di Nova Uta, che ci fu una grande, conflitto fra la Chiesa, fra il Papa e l'amministrazione pubblica, perché era questo nuovo quartiere vicino a Cracovia dove si pretese di mettere una grande croce, e questo fu, insomma, fu motivo di grande attrito. Qualche mese prima della sua elezione, Papa Wojtyła, venne Cardinale Wojtyła, venne intervistato da Vittorio Possenti, e io credo che quell'intervista di allora, che poi è stata qualche mese dopo ripubblicata, dopo del 78, sul Nuovo Aeropago, era una rivista che non so se c'è ancora, ma è un'intervista molto importante, perché appunto spiega il ruolo pubblico della Chiesa e il fondamento, lui diceva, quello che dicevo prima, Possenti gli pone proprio la domanda: ma lei pensa che la dottrina sociale della Chiesa abbia ancora un valore, un'utilità, serve? E poi ha detto, il problema non si poneva per lui. E, insomma, chi si interessa di queste cose, credo che è un punto di riferimento questo di questa intervista, molto importante per avere idea del clima di allora e anche di questa nuova proposta e riproposta del Papa della dottrina sociale. Questo è un tributo personale, ma credo che veramente abbia il suo fondamento. In quegli anni poi venne nominato segretario, siete a Roma solo qualche anno, prima sottosegretario, poi segretario del Consiglio, dopo un passaggio in cui fu segretario Monsignor Cardinale Montezemolo, che era un diplomatico, quindi ha un po' riassestato la commissione che aveva preso, insomma l'ha rimessa un po' dentro i binari della Curia, cioè, per avviarli. Poi venne nominato segretario proprio il padre Eckel, all'epoca c'era ancora Paolo VI, perché appunto queste difficoltà dell'affermazione della dottrina sociale della Chiesa trovassero con lui, che era un grande specialista della dottrina sociale, era stato credo per 20 anni il direttore del cahier de l'actualité religieuse et sociale, faceva parte di Centre Sèvres, eccetera, e quindi lui diede l'avvio, qui lo si vede insieme al cardinale Gantin, a Papa Luciani, questa è stata l'ultima intervista, cioè il Papa nei famosi 31 giorni, questo è stato credo il giorno prima che morisse Papa Luciani, e il padre lì a sinistra si vede il padre, credo, De Reed Matten, che era stato un altro famoso domenicano, grande specialista della dottrina sociale e del Concilio, che era il segretario del Pontificio Consiglio Corunum.
insomma, è stato un grande personaggio anche lui. Ecco lì il padre Kell cominciò a studiare, ad affrontare tutti i vari temi, uno dei temi importanti i grandi argomenti che venivano fuori a livello internazionale sotto l'ottica della dottrina sociale della Chiesa. Ecco, per esempio, leggo qui la self-reliance. Allora si parlava dello sviluppo, dell'autosviluppo, della self-reliance dopo un periodo che era più che altro assistenziale. E poi non so, per esempio, lui approfondì molto un tema che era il diritto del mare, a proposito di una conferenza dell'ONU sul diritto del mare, e questo gli diede modo di parlare della destinazione universale dei beni, dei principi della dottrina sociale della Chiesa. Fu un periodo veramente, fra l'altro ci ha anche insegnato a studiare, ad analizzare i testi del Papa, il Magistero del Papa, quindi c'era tutta una serie, abbiamo ancora tutta una serie in cui analizza i primi due anni del Magistero di Papa Giovanni Paolo II, ed è una cosa che insomma ci è stata estremamente utile anche a noi lavorando lì, senza dire che è stato un vero rilancio della dottrina sociale della Chiesa. Ecco, per esempio, lui ebbe una grandissima influenza, sia aiutò a scrivere i messaggi e i discorsi del Papa a Puebla, che questo fu fondamentale per la dottrina sociale della Chiesa, il discorso di Puebla e il discorso di Monterrey con l'ipoteca sociale sulla proprietà privata, no? Insomma, erano temi molto, molto scottanti e molto, molto belli. E poi lì era già andato coadiutore a Strasburgo, ma aiutò molto nella redazione della Laborum Exercens, che è comunque ancora tutt'oggi diciamo, il documento fondamentale di riferimento per le questioni del lavoro. Lì lo si vede quando si presenta la presentazione dell'enciclica in Vaticano, erano tutti grandi personaggi, perché c'è Papa Giovanni Paolo II, era l'anno dopo l'attentato, tant'è vero che è uscito un anno dopo, perché l'attentato fu a maggio dell'81, quando sarebbe dovuta uscire l'enciclica, perché era nell'anniversario dell'Rerum Novarum. Poi lì c'è il segretario generale dell'ONU, Pérez de Cuellar, che era peruviano se non mi sbaglio, e c'era anche il direttore generale del Blanchard dell'ILO. L'ILO è l'Organizzazione Internazionale del Lavoro, che è diciamo l'organizzazione internazionale con la quale la Santa Sede, la Chiesa, ha maggiori legami. Questo è una cosa molto, cioè, secondo me, molto interessante, perché prima cosa è la più antica organizzazione internazionale. Mi pare che all'inizio del Novecento, 1919 se non mi sbaglio. Inoltre, diciamo, i principi fondamentali dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro coincidono con i principi fondamentali della dottrina sociale della Chiesa. Fra l'altro, c'è sempre tradizionalmente fra gli assistenti del direttore generale c'è un gesuita, cioè da sempre, si alternano. E direi soprattutto il metodo, un metodo con il quale la Chiesa si trova molto a suo agio, perché questo metodo tripartito in cui ogni tema viene affrontato dai tre settori, dal settore dei lavoratori, quello del governo e quello degli imprenditori, quindi è una piattaforma di dialogo estremamente, estremamente completa. Ecco. Ecco, tutto questo un po' per dire le questioni, sempre già che ci siamo, anche, eccetera, però per esempio sempre a proposito dell'ILO, dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, la strategia diciamo adottata in questi ultimi, saranno 10 anni o qualcosa di più, del lavoro dignitoso, del lavoro decente, viene poi descritta nel modo sintetico anche nella Caritas in Veritate, nel numero 64, che veramente dà una definizione del lavoro dignitoso, decent work, è una di queste, una strategia dell'ILO. Ecco, adesso poi per seguire, dunque, se no per non continuare in questo modo, ho pensato di andare sulla falsariga di tre delle caratteristiche della dottrina sociale della Chiesa per spiegare come il Pontificio Consiglio ha cercato di
diciamo, di seguire queste tre caratteristiche e di mettere su queste tre direttive il proprio lavoro. Nella Sollicitudo Rei Socialis viene definita la dottrina sociale della Chiesa come non una terza via fra capitalismo liberista e collettivismo marxista. Essa costituisce una categoria a sé. Essa appartiene perciò non al campo dell'ideologia, ma della teologia e specialmente della teologia morale. La cosa successiva che cos'è? La seconda caratteristica, sì, allora diciamo subito quali sono quelle che ho preso in considerazione. La dottrina sociale come teologia morale. Nella Centesimus Annus dice che è, fra le altre cose, dice che la dottrina sociale è uno strumento di evangelizzazione. E nella terza caratteristica è quella, la troviamo diciamo ridetta nell'Evangelii Gaudium, in cui il Papa dice dell'applicabilità del fatto che la dottrina sociale deve essere messa in pratica. Gli insegnamenti della Chiesa sulle situazioni contingenti sono soggetti a maggiori o nuovi sviluppi e possono essere oggetto di discussione, perciò non possiamo evitare di essere concreti. Bisogna ricavarne le conseguenze pratiche perché possano con efficacia incidere anche nelle complesse situazioni odierne. Ecco, su questi tre, diciamo, su queste tre caratteristiche della dottrina sociale della Chiesa ho cercato un po' di far vedere come il Pontificio Consiglio ha cercato di assolvere al suo compito. Nel primo, diciamo, ho identificato un po' questo compito come un compito di formazione. Ecco, io, ovviamente tutti i documenti e tutta l'opera del Consiglio va nella direzione della formazione, perché avendo la Chiesa come compito quello di formare le coscienze, ovviamente in questo ci inseriamo in questa direttiva. Però qui vorrei citare due testi che approfondiscono proprio, direi, si snodano nell'ambito della teologia morale. Il primo è un testo dell'88 che venne pubblicato in collaborazione con la Congregazione per l'Educazione Cattolica. All'epoca i seminari erano, mi pare, ancora, adesso che all'epoca i seminari dipendevano ancora dalla Congregazione per l'Educazione Cattolica. È l'orientamento, questo è un testo, l'orientamento per lo studio e l'insegnamento della dottrina sociale della Chiesa nella formazione sacerdotale. È stato uno strumento utile, non era completo, insomma aveva i suoi difetti, ma comunque è l'unico che c'è stato ed serve un po' anche per l'idea era quella di promuovere lo studio della dottrina sociale della Chiesa anche nei seminari, tant'è vero che una delle critiche che io sento fare da sempre è perché i sacerdoti non sono formati nella dottrina sociale della Chiesa, non ce ne parlano, non lo sanno. Allora noi abbiamo cercato questo era uno strumento per venire un po' incontro a questo problema. E poi ovviamente la seconda grande impegno è stato quello della dottrina sociale, del compendio della dottrina sociale, che oramai purtroppo che è del 2004, quindi necessiterebbe, ma è molto difficile, non si sa come fare, di un aggiornamento ovviamente. E ecco, questa è stata un'opera molto, diciamo, piuttosto faticosa e molto complessa, e ci si sono dedicati molto sia il cardinale Vantuan che il cardinale Martino. Il cardinale Martino piuttosto nel pubblicizzarlo è stato un grandissimo venditore, un propagandista del consiglio, ma del compendio. Ma il cardinale Vantuan, che è stato il nostro presidente per un certo numero di anni, che era, insomma, abbiamo una causa di beatificazione in corso, quindi insomma già. Ecco, il cardinale Vantuan, che aveva partecipato al sinodo dei vescovi sinodo sull'America, quei sinodi pre-giubilari che erano continentali, no? che Papa Giovanni Paolo II aveva voluto, ecco, in quel periodo, nell'Ecclesia in America, al numero 54, i vescovi avevano detto che sarebbe assai utile un compagno
compendio o una sintesi autorizzata della dottrina sociale cattolica, compreso un catechismo. Poi anche lì ci furono discussioni, mi ricordo, per anni, no, catechismo non si può dire catechismo, insomma, comunque alla fine uscì fuori questa parola, questo compendio. È stata un'operazione complessa, durata 5 anni. I segretari, prima abbiamo visto quelli che sono occupati, Monsignor Martin, che adesso è l'arcivescovo di Dublino, che è stato anche segretario da noi, poi è andato rappresentante della Santa Sede all'ONU, Monsignor Crepaldi, che adesso è arcivescovo di Trieste. Devo dire che molto si deve alla sua pazienza, perché diciamo, insomma, non è stata un'operazione facile, c'era una commissione, non erano tutti d'accordo, insomma, veramente è una cosa complessa. Comunque un risultato che bisogna dire, perlomeno Papa Francesco ce lo pubblicizza ogni 5 minuti, quindi possiamo essere contenti. Anzi, certe volte quando non vuole parlare di un argomento dice: andate al compendio e leggetevi numero tal dei tali. Insomma, questo in fondo ci inorgoglisce parecchio. Ecco, direi che questo rientra appunto in questa c'è stato tutta questa queste presentazioni dovunque del compendio. Ecco, questo come vediamo, perché l'ho fatta tanto complicata che non so come. Questo è la seconda caratteristica o la prima ancora? Ah, ecco, l'ultima della formazione. Allora, sempre per la formazione, insomma, praticamente in questo ambito della formazione alla teologia morale, abbiamo messo qui degli incontri sulla Caritas in Veritate, che è appunto l'enciclica sociale di Papa Benedetto. E avevo, ecco qui, questa è una variante che abbiamo messo, in verità, della logica del dono e il significato del business. Qui abbiamo vari incontri. Dirò la verità, che è anche una cosa, cioè la Caritas in verità, devo dire, buona parte del nostro impegno è stato nel presentarlo negli Stati Uniti, perché la logica era veramente diversa. Per gli americani è, diciamo, l'enciclica precedente, la Centesimus Annus, è quella con la quale si sentono più a loro agio, no? Questa non contraddice per niente la Centesimus Annus, però viene messo in luce soprattutto l'aspetto del dono anche nell'economia, no? Dove dice anche il libero mercato non funziona, non funziona se non c'è il dono, se non c'è questa logica del dono. Quindi è anche questo il fatto, è questo aggiornamento dei paradigmi economici anche nel periodo, all'epoca della globalizzazione, insomma, è quello che poi ha posto questo grande cambiamento. Ecco, perché vediamo che altro. Ecco, la giustizia e pace fa uso della dottrina sociale come strumento di evangelizzazione. Ecco, qui io ho fatto riferimento così ad alcune pubblicazioni. Si capisce come andando questo sul disarmo, sul razzismo, questa era. A questo qui sul debito internazionale, questa è una cosa della quale mi ero occupata parecchio all'inizio degli anni 2000, quando c'è stata la grande campagna per l'abolizione del debito, o l'abolizione o ristrutturazione del debito internazionale dei paesi poveri. E poi tutta la questione ecologica ha cominciato nel 2000, soprattutto con un messaggio della pace su quello, e poi le questioni economiche e finanziarie, questo è il nuovo patto finanziario, questo del 2000, all'inizio della crisi del 2008, prima della conferenza di Doha sul finanziamento allo sviluppo, e poi questa nota che è stata poi quando con il perdurare della grande crisi economica e finanziaria di questi anni, in una nota del 2011, sempre sulla riforma del sistema monetario. Nel 2006 era uscito questo documento sulla corruzione, insomma è un altro tema che stiamo studiando, e il problema dell'acqua, che fra l'altro è stato molto sviluppato anche da Papa Francesco nella Laudato Si, che in realtà è uno dei problemi fondamentali per lo sviluppo.
Il tema dell'energia, la giustizia e la pace, fra l'altro sta ritornando di parte che è solo di qualche anno fa questo, mi ricordo che anno è? Lo avete scritto? Due o tre anni fa, ma fra l'altro adesso quest'anno ci sarà l'esposizione internazionale sull'energia ad Astana nel Kazakistan, e la Santa Sede partecipa con un padiglione e il cardinale Turkson è il commissario straordinario, quindi diciamo che è un tema che è tornato, che insomma che è attualmente di grande interesse. E poi questo altro tema e quest'altra pubblicazione sul cibo, la terra e il cibo, questo era un'attualizzazione di un vecchio documento, cioè sulla riforma agraria, un documento di 20 o 30 anni fa, che è stato poi dopo è stato riattualizzato anche col tema proprio della sicurezza alimentare, delle terre, dell'accaparramento della terra, quindi ci sono tanti altri temi più attuali. E poi ecco, qui faccio riferimento agli atti del diritto internazionale, dei corsi per il diritto internazionale umanitario per i cappellani militari. Questo è un impegno della Santa Sede con la Croce Rossa di tenere ogni due anni un corso di diritto internazionale umanitario. Altrove, nei paesi normali, lo fanno per i militari, noi non avendo militari lo facciamo per i cappellani. Comunque insomma i temi sono molto interessanti. Diciamo un capitolo a parte questo grande successo editoriale che ha avuto questo piccolo libretto sulla vocazione del leader d'impresa, ecco, a sempre a partire dalla Caritas in Veritate, dove appunto si sviluppa tutto il tema della vocazione, lo sviluppo come vocazione eccetera, e c'è stato questo libretto, e a parte l'importanza, cioè il fatto che è stato tradotto in tante lingue, presentato in tantissimi posti, la cosa che è interessante secondo me è che tantissime altre categorie ci chiedono di avere una cosa del genere, i politici, gli agricoltori, tantissime chiedono, credo che questo sta ad indicare veramente il bisogno di un orientamento che c'è, no? Vuol dire che nel nostro mondo la gente deve avere un prontuario, perché appunto i principi di carattere etico, morale, che erano una volta insiti, si sono persi, quindi giustamente negli interrogativi queste insomma tantissime persone chiedono di avere un aiuto, ecco, ed è anche per quello che si rivolgono alla Chiesa. Ecco, l'ultima cosa che volevo dire è questo un po', questo sta sempre in questa cosa qua, le presentazioni ecco, un altro modo per evangelizzare, di usare la dottrina sociale della Chiesa come strumento di evangelizzazione, dell'enciclica Laudato Si, ma anche tutte le partecipazioni dei rappresentanti, insomma in genere del Presidente del Pontificio Consiglio, nelle grandi conferenze internazionali, a volte quasi sempre diciamo in rappresentanza della Santa Sede, all'UNCTAD, presentazioni delle varie encicliche all'UNESCO, anche come rappresentanti appunto delle delegazioni della Santa Sede nelle varie conferenze. Quindi ovviamente ogni volta che si presenta si fa una dichiarazione a nome della Santa Sede, lo si fa tenendo presenti i principi della dottrina sociale della Chiesa, ed è un modo per farli conoscere, secondo noi è un modo di evangelizzare. Ecco, una cosa molto particolare è stata anche testimonianza particolare, l'attività del cardinale Cegarai, che è stato presidente del Pontificio Consiglio per molti anni, una decina d'anni, e lui è stato un po' incaricato di missioni particolari da parte di San Giovanni Paolo II nelle situazioni di conflitto, nelle situazioni difficili. Qui ho messo giusto
le fotografie con Fidel Castro e con Saddam Hussein, fu lui che portò questa, la lettera del Papa scongiurandolo di non entrare in guerra, cioè di tirar fuori queste famose armi che poi non c'erano, vabbè. Ma così consiglio a chiunque è interessato anche ad avere un'idea viva, ecco, della storia della Chiesa, ma anche del mondo di questi ultimi 30-40 anni, di leggere questo libro, perché il Cardinale l'ha scritto proprio sulla base dei suoi appunti molto meticolosi. Del resto, ogni volta che tornava da queste grandi, da queste missioni, è stato in Mozambico durante la guerra, in Liberia, erano delle situazioni incredibili, in Vietnam, veramente dovunque, è stato uno dei primi ad andare in Cina, così. E ecco, lui poi ci raccontava tutti, ci dava le sue impressioni, che poi ha scritto in questo libro bellissimo, che ha scritto insieme a un giornalista francese. Ecco, alla fine direi questo soltanto per dire che in questi ultimi anni si è sentita sempre più l'esigenza di dimostrare che la dottrina sociale della Chiesa è applicabile, perché questa è una delle critiche che sempre sono state fatte alla Chiesa: ci sono belle idee, bellissimi principi, ma poi la messa in pratica. Ecco, quindi da parecchi anni, a partire dal 1900, mi pare dal 2011, quando era dalla Mater et Magistra, dove il Papa Giovanni parla proprio di questa necessità che vengano messe in pratica, che venga messa in pratica la dottrina sociale della Chiesa, da allora dedichiamo sempre una sessione di scambio di buone pratiche nei nostri convegni. Ed è una cosa che ha molto successo, perché insomma a volte le situazioni, anche come abbiamo insomma nei nostri convegni, conferenze, seminari, sono aperte a tutto il mondo, questo scambio vediamo che è molto fecondo. Ecco qui la Mater et Magistra, poi abbiamo fatto la conferenza sulle donne, sulla questione degli SDGs, degli obiettivi dell'Agenda 2030, poi ecco, appunto, della Pace in Minterris nel 2013, lì abbiamo sentito delle testimonianze bellissime. Mi ricordo il fratello di Shabbat Bhatti, che ci ha parlato delle questioni delle persecuzioni religiose in Pakistan, eccetera. Ecco, poi anche ad altri livelli abbiamo cominciato abbiamo avuto questi dialoghi con i dirigenti delle compagnie minerarie e poi anche con le vittime, insomma, o coloro che sono delle comunità che sono investite dai problemi delle miniere, e poi i famosi questi incontri con i movimenti popolari, con un altro tipo di economia, diciamo, di autogestita da parte dei più poveri, delle periferie. Questo, ecco, diciamo, questo lato così più concreto di applicazione ovviamente è emerso in modo molto evidente con il magistero di Papa Francesco, che è un uomo così pratico e che ci chiede di far vedere e di testimoniare concretamente, no? I nostri principi, i nostri valori. Qui ci manca un pezzo, adesso te lo racconto io. No, avevo dedicato anche un pochino a questa ricerca, sempre diciamo stimolati dal magistero di Papa Francesco, di un nuovo paradigma economico, visto diciamo le disparità crescenti dovute al fenomeno della globalizzazione. E ecco che lui ha chiesto un'economia inclusiva in cui non ci siano, insomma, in cui per includere i tanti poveri. Allora abbiamo realizzato due conferenze sull'impact investing, cioè questo tipo di investimenti a forte impatto sociale. Sono molto molto interessanti, e poi anche abbiamo coinvolto anche un'imprenditoria più classica partecipando all'organizzazione di questa grande conferenza organizzata dall'UNIAPAC, che è l'Unione degli Imprenditori Cristiani, Unione Internazionale degli Imprenditori Cristiani, questo nel novembre ultimo. E ecco, mi pare che ci siamo, queste sono un po' le pubblicazioni.
abbiamo gli atti di questo. Prima avevamo cominciato su questo seminario molto interessante del 2014, proprio per fare un po', per presentare un po' qual era questo modello proposto dell'economia inclusiva, o piuttosto più che, cioè, non era un modello, la ricerca di questo modello. E tant'è vero che lì invitammo i rappresentanti di vari settori, nell'imprenditoria, nelle organizzazioni internazionali, la società civile e il mondo accademico. E ecco, per terminare, mi pare che ci siamo, volevo ricordare giusto un'apertura ai giovani che abbiamo tentato con l'anniversario del 2015, con l'anniversario della Gaudium Espes, in cui abbiamo invitato i testimoni, i pochi testimoni del Concilio che c'erano rimasti all'epoca, anzi uno poi, il padre Gautier, il cardinale Gautier, è morto qualche, poi un anno dopo, qualche mese dopo, e dei giovani rappresentanti di tutte, diciamo, mandati dalle conferenze episcopali, regionali. Insomma, è stata una cosa, diciamo, un po' anche esteticamente molto carina, perché si vedeva questo passaggio del testimone di giustizia e pace da questi testimoni del concilio a queste giovani generazioni. Insomma, è stata una cosa molto bella. E ecco, un po' così, adesso si vedrà come riusciamo un po' a trasmettere questa passione in questo nuovo dicastero al quale stiamo lavorando. Tante grazie dottoressa Flaminia, è stato un vero piacere ascoltarla. Bene, abbiamo qualche minuto per qualche domanda. Credo che qui Carlo vuole fare la prima. Appunto, l'accennava proprio adesso alla fine, che è in atto una trasformazione, un'evoluzione, no, del dicastero. Cioè, dal Pontificio Consiglio di Giustizia e Pace sta nascendo questo nuovo dicastero per lo sviluppo integrale dell'uomo, se non ricordo male. Sì, ecco, per il servizio. La domanda è un po', secondo lei, quale futuro ha questo dicastero, le funzioni di questo dicastero, chiaramente in Vaticano, ma nel mondo, e quale futuro ha poi anche, secondo lei, la dottrina sociale cristiana, in un mondo che, come vediamo, come si stiamo, è veramente in un continuo mutamento, progressivo e anche molto veloce. Ma vabbè, adesso vedremo quale sarà, ma in realtà insomma, tutti i cambiamenti sono anche faticosi, però personalmente ci vedo tre lati molto belli, molto buoni in questo nuovo organismo. Primo, sicuramente ha un maggior peso, perché insomma, la questione sociale, secondo me, comunque, con un dicastero ormai anche di queste dimensioni, insomma, mostra l'importanza del sociale, no? E cioè, non è un optional anche per un cristiano. Sono questi piccoli, cioè questi consigli che sono di livello di studio, no? Oppure di... questo mi pare nel nuovo millennio in Eunte, papà San Giovanni Paolo II lo diceva chiaramente, che un cristiano, appunto, poi Papa Francesco ce lo ripete tutti i giorni, ma quindi che bisogna essere, cioè un cristiano ha il dovere di essere cristiano non soltanto per una fede intimistica, ma per portare il suo contributo al bene comune, questa responsabilità che abbiamo tutti. Un altro fattore positivo lo vedo in questa possibilità di guardare ai temi, di guardare agli argomenti, di guardare alle questioni sociali da più punti di vista, la trasversalità dei temi, perché quasi tutti i temi che noi abbiamo affrontato poi venivano affrontati anche dagli altri tre dicasteri, in modo, non tutti, ma insomma parecchi, sono in comune. Non so, se parliamo, faccia conto, dei migranti, è chiaro che noi siamo molto interessati a tutto quello che riguarda i diritti dei migranti, ma non soltanto, i diritti dell'uomo migrante, tutto il problema delle riunificazioni familiari. Ma mi diceva, per esempio, i nostri colleghi
del Consiglio per la Salute, loro per esempio c'è tutta la questione della salute, no? del fatto che rinascono delle nuove malattie con le migrazioni, oppure i bambini, il problema per esempio, no? dei bambini migranti è un problema che è trasversale a tutte le nostre, a tutti i nostri ex pontifici consigli. E un altro diciamo fattore positivo io lo vedo in questa unificazione, o perlomeno tutto sta a vedere come riusciremo a realizzarla, perché l'idea è quella di non continuare i settori di prima, perché sennò è finito tutto. Cioè non è che sarà un dicastero dove ci sarà giustizia e pace che studia tutta la Chiesa, quelli che fanno le questioni delle, continuano a fare l'assistenza, la pastorale sanitaria, oppure quello che è. Speriamo di riuscire a dare un'amalgama in cui in ogni si possano mischiare anche quelli che hanno studiato queste in settori in cui si possano essere coinvolti tutti. Tutti gli ufficiali che hanno studiato le varie materie, però sicuramente ci sarà più possibilità di interazione fra quello che dicevo poco fa della questione esperienziale con la questione diciamo così più teorica, ecco. Perché i nostri dicasteri, il nostro era il Pontificio Consiglio Giustizia e Pace, era un dicastero di studi, non di studi di livello accademico, perché sono tutti studi volti all'azione, no? Sempre, però era di riflessione, di studio sui vari temi, mentre gli altri hanno più delle funzioni pastorali, quindi direi che hanno più questo risvolto pratico, concreto, di aiuto anche concreto alle varie categorie. E ecco, quel conflitto che dicevo di prima fra la praxis e la doxa si dovrebbe cercare di risolvere in questo modo, no? Che poi è un conflitto, come diceva giustamente San Giovanni Paolo II in una, ricordo una citazione che è della catechesi Tradende, dove dice insomma non c'è nessun conflitto fra praxis e doxa, insomma il cattolico è l'uno e l'altro insieme, punto. Cioè, se non, quindi è chiaro che se non, cioè, fare l'esperienza da insegna e viceversa, se non si è illuminati se non si è accompagnati da alcune linee direttrici, fare la carità la si può fare, insomma non sarebbe tanto efficace, ecco. Credo che l'importante sarà come riusciranno, non sappiamo, perché non so come chi poi alla fine concretamente lo farà, ad amalgamare questi vari aspetti. Quindi direi che insomma è una sfida, ma ci sono delle possibilità, direi grandi possibilità positive in questo senso. Riguardo alla dottrina sociale della Chiesa, sì, insomma, a volte ho letto da poco, sempre il professor Possenti, sono passati tanti anni, ma insomma, anche lui continua a essere attivo, ma vedevo giorni fa, lo leggevo proprio su una di queste, c'è una rivista che si chiama Paradoxa, piuttosto interessante, e lui riproponeva, dice, beh, visto questo vuoto totale di idee nel campo di grande crisi della politica, ma perché non ci rifacciamo la dottrina sociale della Chiesa? Cioè, la riproponeva come una cosa possibile, in fondo dice rifacciamoci, prendiamo questo come base di una discussione politica. È una, insomma, era una cosa abbastanza interessante, poi ho visto che qualcuno gli ha cominciato a rispondere, quindi insomma penso che dovremmo un po' avere il coraggio di riproporla sulle basi che dicevo prima, in realtà, che non è una questione solo, che non è una questione soltanto per noi cattolici, ma sono dei principi, certo. Bisogna essere convinti del fatto che ci sono alcune cose che nella natura sono così. Questo è il grande problema, è quello del diritto naturale, in realtà. Bene, grazie. C'è qualcun altro che vuole domandare? Nate? Grazie dottoressa, prima di tutto ringraziarla per la parola che ha condiviso con noi. Mi chiamo Neir, dalla Colombia, ho prestato mio servizio pastorale sociale 4 anni insieme al mio vescovo. Vorrei sapere come si fa in questo periodo grande di sviluppo all'ora del dicasterio, l'analisi del contesto, perché allora non si fa. Prima si faceva soprattutto con
i vescovi, i preti, ma come si coinvolge per esempio la società civile, il dicastero, come fa l'analisi di contesto a livello mondiale, per dirlo così? Come si fa? Questo, certo, il coinvolgimento della società civile, noi per quello che riguarda noi, diciamo a livello internazionale, cerchiamo di farlo, nel senso che ogni volta che abbiamo questi incontri, poi abbiamo tanti incontri, anche proprio moltissime visite, vengono molte visite di grandi di organismi internazionali o di organizzazioni cattoliche, non cattoliche, della società civile, tantissimi. E quindi ovviamente sono tutti input dei quali noi teniamo conto anche nel vedere nelle sollecitazioni che abbiamo a trattare alcuni temi. E poi certamente molto deve essere fatto a livello locale, perché sappiamo bene che è lì che poi in realtà la dottrina sociale della Chiesa dà dei principi, a volte sembrano generici perché sono dei principi di carattere universale che si fondano sul Vangelo, appunto sulla natura umana, sul convincimento che l'uomo è uguale dappertutto, uno, però poi dopo le situazioni sono diverse. Faccio un esempio, soltanto qualche giorno fa hanno preso contatto con noi delle rappresentanti di un'organizzazione dei senza tetto, ecco, inglese. Lì fra l'altro è un problema che è stato anche a livello politico, poi è venuta anche una signora che non so se è stata sottosegretario a queste questioni proprio di senza tetto. Cercheremo di studiare insieme il problema, e loro hanno proprio chiesto, benché non cattolici, questa signora è anglicana, ma insomma diceva che i principi della dottrina sociale della Chiesa potevano essere molto utili come base per studiare e soprattutto anche per cercare i rimedi per un tema, per questo problema che oggi è dilagante a Roma, mi dicono che anche nelle altre capitali europee l'aumento dei senza tetto è enorme, la povertà per via di queste diseguaglianze. Ecco, queste sono cose delle quali ci vengono a sollecitare proprio i rappresentanti della società civile. Questo è il primo esempio che mi è venuto in mente perché è di questi giorni, ma sicuramente questi enormi contatti, anche già quello che abbiamo sempre cercato di fare in questi anni, è quello veramente di, insomma, abbiamo ricevuto tutti. Io ogni tanto dico, beh, ho ricevuto più rivoluzionari io dentro al Pontificio Consiglio che non so dove, anche perché poi ci sono certe situazioni, per esempio non so se la Segreteria di Stato non per questioni istituzionali ha difficoltà di ricevere anche dei movimenti con delle istanze che possono essere controverse, allora insomma intanto allora li manda a noi, ecco, c'è un po' questa divisione, ma sicuramente cerchiamo di tenere un po' il polso di quello che si muove nel mondo tramite anche i contatti proprio con la società civile. Grazie mille dottoressa, grazie. Bene, tante grazie. 2 minuti abbiamo anche per un'ultima domanda, se c'è. Bene. Bueno, la grazie per la... nel mio paese che ci sono 9 diocesi, soltanto... Che paese è il tuo? El Salvador. Soltanto 2 diocesi approfondiscono il compendio. Le altre dicono che il compendio di dottrina sociale della Chiesa è dottrina sociale di Occidente. Questa è la critica, no, che fanno. Dell'Occidente. Sì. E quindi io vedo che il compendio come tale, c'è un rifiuto al compendio in questo senso. È una situazione difficile. Perché nonostante che il Papa, come lei diceva, parla di studiare il compendio, di andare a leggere il compendio, la situazione è questa, almeno parlo del mio paese. Pure la Caritas in Veritate del Papa Benedetto, sì, hanno fatto una presentazione, è finito lì tutto, quindi non è che gli studenti in seminari hanno approfondito anche la enciclica. Mi dispiace, però questa è una situazione anche della Chiesa. Lo volevo dire per
Sì, sì. Perché lei lavora in giustizia e pace, e di sapere questa situazione che ci sono. Beh, parlo del mio paese, anche conosco altri preti di altre nazioni che mi dicono che succede lo stesso. Non lo so se la situazione della Latinoamerica, le teologie della liberazione che abbiamo avuto, tante, una situazione molto particolare, per il compendio non viene percepito come un documento da approfondire. Volevo dire questo. Bene, bene. Peccato. Bene, e per quanto riguarda questo, per me è veramente una notizia, perché io sono un promotore del compendio, credo che è un vero un capolavoro, no? E volevo anche chiedere chi è stata la mano che ha fatto, soprattutto quando si parla di economia, perché veramente lo ha fatto benissimo, lo ha fatto benissimo. Ma bueno, questo può essere cosa da parlare dopo, ma anche io vorrei sapere, per finire, adesso che abbiamo spostato un po' l'agenda dagli obiettivi del millennium a quelli dell'obiettivo sostenibile, e così che abbiamo anche riformato l'organizzazione del Pontificio Consiglio, c'è qualche documento, qualche approccio? C'è anche questa carta inviata alle Nazioni Unite, no? Dove sì. Alcune cose si dicono, si può... Per sì, finire, sì, accenno volentieri a questa, questa. Purtroppo speravamo che, di riuscire a pubblicarla per adesso, proprio per questa conferenza. Invece, non, anche perché poi tutti ci vogliono aggiungere una cosa in più. Qualche mese fa è uscita, a un anno di distanza credo, non so, comunque è uscita una nota della Santa Sede all'Agenda 2030. In realtà credo che l'ha letta padre, sì, no? È una, sì, diciamo, una presentazione direi in positivo, no? Dicendo beh, è una cosa buona, perché il fatto che la comunità internazionale si renda conto dei grandi problemi sociali, si impegni perlomeno così a combatterli, a fare il suo meglio per battere per lottare contro la povertà, contro il problema dell'acqua, contro i problemi, insomma, tutti i vari 17 obiettivi di sviluppo del millennio, una cosa, obiettivi di sviluppo sostenibile adesso, è una cosa buona. Certo, la Chiesa su alcuni punti, non si è ben risaputo, ha le sue obiezioni. E ecco, qui ci sono, viene presentato quali sono i punti discutibili oppure che lasciano perplessa la Chiesa e la Santa Sede, ma direi tutto in modo molto, molto chiaro. Io credo che sia una cosa buona perché dà dei punti di riferimento. Ecco, però quello che allora in più abbiamo aggiunto il discorso del Santo Padre, perché in realtà è tutto un po' il commento al discorso del Papa fatto all'ONU a ottobre del 2015, e quindi abbiamo aggiunto, oltre, siccome l'ONU ha pubblicato questa nota della Santa Sede in tutte e 6 le lingue ufficiali, allora abbiamo voluto mettere il discorso del Santo Padre nelle 6 lingue ufficiali. Allora non c'avevamo il russo, non avevamo il cinese. Vabbè, allora il russo è stato tradotto, il cinese lo stiamo aspettando, poi va rivisto. E poi adesso la Segreteria di Stato ci hanno chiesto, perché in realtà lo pubblichiamo noi, ma è uno strumento anche che sarà in mano soprattutto ai rappresentanti della Santa Sede, agli organismi internazionali, una volta per tutte messo in chiaro, dove si spiegano questi problemi del gender, si spiega, cioè, delle difficoltà che fa la Chiesa a usare la terminologia anche per quello che si sottintende poi in realtà, ma è messo in modo molto, molto positivo, insomma, non è, o anche le questioni che riguardano l'empowerment, altra parola che fa un po' di difficoltà, allora viene sostituita con un'altra, insomma, che la Chiesa parlerà invece che di empowerment, di un'altra cosa, ma insomma viene spiegato per quale motivo, queste motivazioni. Ma questo è un documento che si sta preparando? Sì, 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 lo stiamo pubblicando, no, già c'è, quella nota che lei aveva, ma per pubblicare quella nota che io le ho mandato, no? Ma sì. Dopo questa nota c'è un'altra cosa o soltanto no, questa c'è nota? Questa, però ci aggiungiamo, no, è solo questa, ma no, perché lì fa riferimento alle riserve della Santa Sede, allora ci hanno chiesto di pubblicare anche le riserve, no? Bisogna andare a pubblicare anche le riserve, sì, perché no, in realtà si trovano su internet, basta cliccare solo, però insomma è chiaro che vabbè, quindi c'è questo, e poi abbiamo voluto aggiungere anche il discorso del Papa, stava per uscire perché era praticamente pronto, ma poi ho detto no, metteteci pure questo, metteteci.
Però insomma è uno strumento sul quale attiro l'attenzione, perché è così un po' la colloca la Santa Sede, la Chiesa, nei confronti degli organismi internazionali e di questa appunto di questa dell'agenda 2030 per la realizzazione degli sviluppi degli obiettivi di sviluppo sostenibile.